Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, sì, buonasera un cazzo, buongiorno, buongiorno, in che sono bruciato di cervello, e questo è Allegri che mi distrugge il cervello. Comunque, ieri abbiamo avuto l'ennesima prova come questo allenatore deve sparire dalla faccia della Juventus il prima possibile. Il prima possibile, il prima possibile. Lasciamo perdere la mentalità che sta dando a questa Juventus. E parlo di gol fatto, baricentro abbassato, gol subito, poi Mugnone si rialza la testa, noi appena facciamo un gol ci caghiamo subito nelle mutande. È inutile che poi lui fa il pagliaccio negli ultimi 10, 15, 20 secondi della partita, come fa il cavallo, furia cavallo del West. Perché quello è sono soltanto pagliacciate che fa lui. Lo fa per il pubblico, per lo spettacolo. Ma ieri abbiamo capito che con l'ingresso di Yildiz lui è un distruttore di talenti. Lui ha messo ieri Yildiz, e questo lo dobbiamo dire. Attenzione, non voglio sentire avete visto, ha gestito, ha fatto, ha detto, perché siamo alla 17ª partita, 17, 16, quelli che cazzo sono, e gli ha fatto usare ogni volta, ogni tanto, 2-3 minuti, ieri perché Chiesa era rotto, e Kane era a fare il tour con la sua band, quindi gioco forza ha messo Yildiz. Quindi non mi venite a dire sta gestendo, non sta gestendo qua. Sembri come l'anno scorso con Fagioli e con Compagnia Bella. Semplicemente perché se tutti si spaccano e loro poi lui gioco forza li mette. E ora che si fa? E poi sei talmente vile che lo hai cambiato anche nel secondo tempo. Sei vile. Sei vile. Non bisognava cambiarlo. L'unico che in quel momento era in piena regime di galvanizzazione. E lo hai cambiato. Perché sei sempre il solito pezzo di merda. Comunque, adesso cosa si fa? Visto e considerato che ti ha dimostrato che c'è di testa, c'è di gamba, c'è di tutto. Ha talento, ha forza. Questo ti spacca il culo. Questo ti spacca il culo. Ora cosa fa? Me lo rimetti in banchina, no? Adesso, ora i cazzi per te sono quelli belli grossi. Ora i cazzi vengono quelli per te, quelli belli grossi. Perché questo deve giocare. Questo deve giocare. Questo deve giocare. Perché è un talento. È forte. E soltanto con i talenti, con le giocate del singolo, si riescono a vincere le partite. Visto e considerato che tu con il gioco non ci arrivi neanche. Non ci arriva mai. A maggior ragione lui deve giocare. Quindi non voglio sentire puttanate sul fatto della gestione qua là, perché soltanto perché è stato costretto. Punto. Detto ciò, io ribadisco sempre che si è aperta questa spaccatura con Vlahovic, che secondo me, ragazzi, è inutile, è una battaglia che qualcuno sta facendo, e mi ci metto anch'io, perché io, ma non mi ci metto perché io mi secca sentire certe situazioni. Vlahovic è un campione, Vlahovic è un campione. E purtroppo, ribadisco, gli attaccanti con Allegri hanno fatto tutti fatica, lo ha fatto fatica, nel senso che ha fatto la stagione peggiore della sua carriera, anche un certo CR7. Quindi non è che uno sta dicendo stupidaggini, o sta scoprendo non so che quale arcano, non sta scoprendo niente, sta dicendo semplicemente che gli attaccanti con la Juventus fanno sempre fatica. Punto. I numeri dicono che Vlahovic è capocannoniere insieme a Chiesa, se non sbaglio, anzi forse lui ha 6 gol e Chiesa ce n'ha 5, non lo so, non mi ricordo, ma cioè, si fa fatica. A Vlahovic bisogna servirlo in maniera magari diversa rispetto ad altri giocatori che magari sanno fare certe cose che lui non sa fare. Sotto lì c'è solo polemiche che uno poi va a imbastire. Stupide. Punto.
Quindi è inutile che uno si... Dobbiamo essere invece tutti coerenti sul fatto nel dire che purtroppo con questo allenatore gli attaccanti vengono penalizzati. È inutile che usciamo tabelline, tabelle, contro tabelle, a creare... No, non è così. Non è così, perché non esiste un calciatore che realizza il Sono 100% delle occasioni. d'accordo. Non esiste. Non esiste. Punto. Bisogna crearne di più in maniera magari limpida, come quella di ieri. Perché Vlahovic è un talento, ed è soprattutto un patrimonio, che ha 23 anni ed è ha tutte le carte per diventare un grande bomber, perché ce le ha tutte. Lui deve sparire dalla faccia della Juventus, lui, tutto lì. E con questo una buona vigilia a tutti, ci vediamo casomai, magari se esce qualcosa in giornata. Io sono sempre qua. Un abbraccio e masticci incazzati fino alla fine. Allegri, out.